Si vede anche
segnale dell'allerta e vede ai piedi del letto i due santi, Pietro e Paolo, secondo la iconografia già fatta tradizionale dell'origine dei due apostoli, i quali vedi in sogno, qui con la città di Roma al fondo. Dunque, questi sono i messaggeri che invia al Monte Solante per chiedere, cercare al Papa Silvestro di venire secondo le indicazioni che ha ricevuto degli apostoli durante il sogno. Questi messaggeri arrivano al Monte Solante, qui il significato, le riceve qui, in questo piccolo oratorio del Papa, il Papa Silvestro, il quale prima quando arrivano pensa che vanno a cercarlo per martirizzarlo, ma gli dicono qual è la missione che hanno ricevuto. Il Papa accede naturalmente e si presenta davanti a Costantino con queste icone, con le due immagini di Pietro e Paolo, che mostra a Costantino, e vede e comprova che quelle immagini si corrispondono con quelle che aveva visto nel sogno. Qui la scena del battesimo da parte del Papa Silvestro, davanti qui nel Palazzo Laterano, la immersione della villa battismale, e qui la, quello che su, e qui si hanno le funzioni dell'uno e dell'altro. Il Papa è seduto nel trono e il corporatore Costantino Ian, mundus della lebra, gli offre la tiara papale, la tiara bianca, perché era rispettata la corona, come dicevamo, e gli offre anche questo umbraculum, come si dice in italiano, ombrello, questo ombrello che era un simbolo dell'imperatore, era il simbolo dell'universo, con delle maglie bianche, rosse, bionde, e le offre anche il simbolo del potere universale che lo porta quell'assistente. E qui vediamo a destra, uscendo per una delle porte di Roma, un impiegato del Papa e dell'imperatore con il cavallo bianco, con il cavallo bianco. La sequenza è la seguente. Bueno, prima abbiamo visto qui che l'imperatore fa la proschinesi, la genuflessione davanti del Papa, si umilia davanti al Papa. Il Papa è seduto nel trono, l'imperatore farà la proschinesi. E qui l'imperatore fa il palafreniere del Papa. Il Papa seduto nel cavallo bianco, con l'ombrello, simbolo del potere imperiale, e l'imperatore che fa il palafreniere del Papa. Bisogna ricordare che ho saputo che durante secoli, tutto il Medioevo, quando un re, un imperatore arrivava a Roma ufficialmente, il Papa le riceveva in piazza, entravano per via Flaminia, in piazza del popolo, e il Papa si presentava sempre sul cavallo bianco e il re, l'imperatore, doveva fare il palafreniere del Papa, secondo questo modello. Stanno continuando questa tradizione che si rimontava, come abbiamo visto, alla donazione e alla vita di Costantino e la vita silvestre. Continuando.
le immagini veramente sono bellissime e illustrano in una maniera magnifica tutti i testi della vita. Dunque, ma era inevitabile che questa immagine, questa figura del Papa come episcopus imperialis, che è un'espressione della Donatio Costantini, provocasse la critica non solo di quanti avevano sostenuto l'imperatore contro il papato, dei difensori dell'imperatore, ma anche degli elementi più sensibili delle gerarchie ecclesiastiche e monastiche della epoca. Si potrebbero citare quantità di testi, mi limiterò a questi di Petrarca, quando si riferì a Costantino con queste parole: o inconsulte princeps as prodighe, ne stievas quantis laboribus costaret imperium, quod tan facile disperdievas. E quanto ha costato fondare questo impero romano e tu se l'hai donato semplicemente al Papa? Tan facile disperdievas, dice Petrarca. Forse il caso più noto è quello delle critiche dirette all'imperatore da San Bernardo di Chiaravalli, un celebre passo indirizzato al suo vecchio discepolo, monaco cisterziense, elevato al soglio di Pietro con il nome di Guglielmo III, 1145-1153, in cui l'esorta a imitare a Pietro e presentarsi come Pietro e non come Costantino. Tu devi dire San Bernardo. Tu sei successore di Pietro, non di Costantino. Però le sue raccomandazioni a non considerare i fasti mondani come elementi propri della istituzione pontificia non sortirono alcun effetto. Le critiche di Dante a Costantino nella Divina Commedia un secolo dopo raggiunsero la stessa diffusione della sua opera. Il cavallo bianco continuò a essere un segno distintivo utile all'Alighieri nella sua polemica anticuriana. Nel canto 21 del Paradiso, Pier Damiani intona questo commovente lamento contro la mondanizzazione del papato, riflessa nell'appropriazione del cerimoniale cortigiano da parte del papato. Dice: cuopron damanti loro i palafreni, sì che due bestie vanno sotto una pelle. Oh pazienza che tanto ne sostiene. Dante, che induia anche nella critica contro la simonia e l'avidità di ricchezza presente nella Chiesa del suo tempo, frutto del generoso ma inopportuno gesto di Costantino, crede se veramente nella validità, nella storicità della donazione, e dedica all'imperatore questa famosa esclamazione tante volte citate: a Costantin di quanto mal fu madre, non la tua conversione, ma quella dote che da te prese il primo ricco padre. Bene. Possiamo citare tantissimi padri che conoscete voi tutti, meglio che io stesso. E passiamo un po' più avanti, al secolo XV. Anche se nei secoli precedenti c'erano espressi dei dubbi rispetto all'autenticità di tutti i testi relativi alla Donatio di Costantino, una data fondamentale rappresenta l'anno 1440, che io questo anno che stavo festeggiando, commemorando, perché non è motivo di festeggiare, è la rottura di Lutero con il papato, 1517, io qualificaria questo anno 1440 come il vero inizio della riforma.
è la data in la quale il canonico del Laterano, grandissimo umanista, Lorenzo Valla, pubblicò il trattato titolato De falsa credita et mentita Constantini donatione declamatio, studio declamazione della falsa, della falsamente creita e del mentita donazione di Costantino, che è un testo che è una culta refutazione dei testi che contengono la falsa donazione di Costantino, con argomenti di tipo storico-filologico, dimostra che i testi erano falsi. Ma 4 anni dopo, nel 1444, fu accusato di eresia, per dire questo, e processato dalla Inquisizione a Napoli. Il processo fu interrotto solo dall'intervento del suo protettore, il re Alfonso I d'Aragona. Ma l'opera di Valla sarà inclusa posteriormente nel primo indice dei libri proibiti, redatto da Papa Paolo V nel 1559, nel posteriore indice tridentino del 1564, e ancora lo sarà proibito da Leone XIII nel 1881. Finirò poi la mia relazione citando le ultime parole del testo di Lorenzo Valla, che penso che hanno avuto il suo compimento nel Concilio Vaticano II. Ma fu negli ambienti legati alla Riforma quando il lavoro di Valla raggiunse una grande diffusione, grazie a un personaggio tedesco, Ulrich Van Hutte, che lo reditò nel 1506, nel 1518 già, in epoca delle 30. Questa ultima edizione, che fu conosciuto molte edizioni, porta un prologo dedicato precisamente al Papa del momento, Leone X. Ma possiamo dire che nonostante la storia e i documenti, il papato romano continuò a difendere i propri privilegi basati sul testo della donatio attraverso moltiplici rappresentazioni letterarie ed artistiche. Leone X, 1513-1521, il Papa che nel 1507 provocò la rottura con Lutero e nel 1520 la condanna di Lutero, cercò una sorta di confronto e scontro tra il filologo Lorenzo Valla e il pittore Raffaello d'Urbino, al cui commissionò la rappresentazione nelle stanze vaticane di gli affreschi ispirati nella leggenda del Silvestro, che ancora si conserva. Anche se sembra che il lavoro non venisse avviato fino al 1524 per un allievo di Raffaello, durante il pontificato di Clemente VII, nipote di Leone X, e la opera è stata definita come quella più significativa dal punto di vista ideologico voluta da Leone X in Vaticano. Siamo nella epoca della Riforma e della Controriforma, e Costantino diviene il centro o il protagonista del grande dibattito ideologico concernente in questa epoca alla Chiesa e il Papato, e fu oggetto dei giudizi assai contraddittori
venendo utilizzato come arma a doppio filo dagli uni e dagli altri. Sorprende che di fronte alle critiche della figura di Costantino da parte dei umanisti famosi come Erasmo di Rotterdam, Luis Vives, Tommaso Moro, eccetera, che non arrivarono a rompere con le sue relazioni con la Chiesa, Costantino fosse invece elogiato, la persona di Costantino,